Nei nostri studi oggi abbiamo Simona Lanzoni, vicepresidente della Fondazione Pangea, alla quale do il benvenuto, e Mauro Maupal, artista urbano che conosciamo di fama internazionale, non ha bisogno di grandi presentazioni. Un connubio che può sembrare insolito, ma che non lo è, perché oggi è il giorno di un'asta di beneficenza dal nome Ars Angels, di cui ci parleranno appunto Maupal, che l'ha ideata e l'ha promossa, e la Fondazione Pangea. I proventi di questa asta andranno alla rete REAMA, che accoglie le donne vittime di violenza. Innanzitutto partirei proprio da Maupal, se sei d'accordo, Simona, Certo. chiedendoti perché questa idea e perché hai pensato a questo tipo di vera emergenza sociale, perché lo è il Covid, purtroppo lo ha dimostrato. Allora, l'idea è nata principalmente grazie al fatto che ho conosciuto questo gruppo di artiste a Padova e quindi dialogando con loro, parlando con loro anche durante il lockdown telefonicamente, abbiamo capito che tutto verteva verso il problema del Covid e altri grandi problemi sociali venivano un po' messi da parte. Quindi abbiamo deciso, visto e considerato che loro fanno parte di un collettivo artistico di sole donne, ho pensato, anzi abbiamo pensato insieme di creare un progetto per l'appunto proprio dedicato alla donna. E a quel punto abbiamo cominciato ad interagire telefonicamente via Skype e pian piano abbiamo creato un manifesto, senza immaginare che questa cosa sarebbe diventata così grande. Siamo orgogliosi perché comunque, hanno aderito a questa chiamata le migliori artiste italiane, oltre che street artist, anche artiste di fine art, diciamo. E non solo italiane, addirittura a livello internazionale, dagli Stati Uniti, dall'Olanda, dalla Germania. Da qui è nata quest'idea. Come funzionerà Sì, poi quest'asta? volevo sottolineare anche il fatto che io Prego. sarò l'unico artista uomo e questa cosa è un po' voluta proprio perché ho voluto appunto sentirmi in minoranza, cosa che spesso capita in tutti gli ambiti alle donne, e in questo caso l'ho voluta provare io quest'essere in minoranza, quindi l'unica quota azzurra in questo progetto. E l'asta funziona in una maniera molto semplice. Ogni artista mette, diciamo, all'asta proprio una sua opera e verrà da oggi verrà messa sul sito web artbid.it. E all'interno c'è una piattaforma facilissima da usare, nel quale chiunque può accedere all'asta che dura una settimana fino a domenica prossima, 14 giugno a mezzanotte. Benissimo, abbiamo detto che i proventi andranno alla rete REAMA, che accoglie le vittime di violenza, ma che fa anche un lavoro che va oltre il pronto soccorso, diciamo così, sociale di una donna che vive questa situazione. Quindi, Simona, ti chiederei di parlarci della rete REAMA e di come impiegherete i proventi di quest'asta. Sì, allora innanzitutto Fondazione Pangea è felicissima di lavorare con Maupal e Infodomna perché comunque è un'esperienza nuova per noi, ma sono estremamente professioniste e professionisti, quindi è un piacere lavorare insieme. E poi ci sono altre associazioni che comunque insieme stanno collaborando. Come Fondazione Pangea, ormai sono quasi 2 anni, abbiamo avviato una rete antiviolenza che è la rete REAMA, composta di varie realtà e persone per prevenire e comunque contrastare la violenza. Abbiamo 2 sportelli online che hanno lavorato tantissimo in questo periodo di Covid perché le donne ci hanno chiamato per capire che cosa potevano fare, come orientarsi e come muoversi in questo periodo, perché sappiamo benissimo che purtroppo il Covid ha costretto dal punto di vista sanitario, però ha anche esasperato situazioni che già erano presenti di violenza in famiglia e questa esasperazione molte volte non ha lasciato scampo alle donne perché non sapevano come muoversi. Quindi da un lato siamo intervenuti, dall'altro ci siamo resi conto che c'è un enorme bisogno
ancora oggi, ma anche molta incertezza. Per noi è sempre bene uscire dalla violenza, perché bisogna vivere libere dalla violenza e dalla paura, fondamentalmente. Ci siamo rese conto che molte donne che erano senza figli hanno avuto più coraggio in questo periodo e sono uscite. Molte donne con i figli sono rimaste nella situazione di violenza perché il dubbio sul futuro è tanto. L'incertezza economica incide moltissimo sulla libertà di scegliere di andarsene da una situazione di violenza, perché preferiscono avere un tetto e comunque un passo per quel che sia e rimanere insieme ai figli. Quindi ci siamo dette: ci serve comunque un supporto, un aiuto. In questo caso è venuta l'arte in supporto, perché ci vuole sempre tanta bellezza, anche che in qualche modo ci fa da panorama per poter immaginare anche un mondo diverso da quello che uno sta vivendo in quel momento. E i finanziamenti, che, come dire, il ricavato dell'asta, che speriamo sia il più alto possibile, andrà sicuramente a aiutare lo sportello antiviolenza di Reama e quello di Mia Economia, perché lavoriamo molto sulla violenza economica, e sosterrà delle donne che in questo momento sono in uscita. È veramente un bisogno importante quello economico, e non bisogna sottovalutare, perché anche il terzo settore in questo momento ha difficoltà ad andare avanti. Quindi in qualche maniera bisogna, no, unire le forze tutti per riuscire comunque a immaginare un mondo diverso, e in questo mondo diverso c'è sicuramente un mondo senza violenza. Ecco Simona, grazie per aver spiegato quello che dicevo all'inizio di questa intervista, come il dramma sanitario portato dalla pandemia ha acuito il problema della violenza, anche per la difficoltà durante i mesi di lockdown di chiedere aiuto. Parlavi di connubio arte e violenza, che è un tema invece così difficile da esprimere. Ecco Maupal, approfitto della tua presenza per chiederti se l'arte urbana, la street art, in qualche modo sta già raccontando la pandemia, o come la racconterà. Tu hai già in mente su cosa lavorerai a proposito di pandemia? Esco un attimo dai binari di questo. Sì, tema. Sì, è fondamentale adesso creare un immaginario nuovo. E nulla più dell'arte è in grado di poter creare degli immaginari. Io faccio sempre questa metafora, no? Quando qualcuno decide di cambiare la disposizione della propria stanza, prima di spostare il divano, l'armadio, il letto, lo immagina, immagina come sarà. E noi artisti abbiamo quel ruolo, dobbiamo far immaginare, o comunque noi stessi immaginare, un futuro migliore di quello che stiamo vivendo, del presente che stiamo vivendo. Quindi è fondamentale anche per l'osservatore avere davanti a sé un immaginario che possa guidare il percorso verso questo futuro prossimo, che sarà sicuramente non facile. Bene, io raccomando chi seguirà questo servizio di andare sul sito, vedere le opere, contribuire a quest'asta per permettere ai progetti della rete Reama di andare avanti, che ci ha presentato Simona. Fondazione Pangea è molto attenta al tema economico, e questo mi sta a cuore, perché senza un'autonomia economica è molto difficile parlare di libertà. Non sì. A caso l'empowerment per voi è un filo conduttore importante nel tema dell'emancipazione, Simona. Quindi assolutamente sì, anche perché è un filo conduttore che ci portiamo un po' in tutto quello che noi abbiamo fatto, anche in altri paesi del mondo, ma comunque anche in Italia non da meno purtroppo c'è questo bisogno, e bisogna dare delle risposte. Bisogna dare risposte in questo momento di post-Covid, che è ancora Covid, ancora non si sa, comunque non possono essere risposte semplici, devono essere risposte complesse, dove le reti effettivamente, quindi tante persone, qualche cosa di multidisciplinare, aiutano contemporaneamente. E quindi guidiamo tutte comunque da un lato, per chi ha bisogno di andare a vedere il sito www.reamanetwork.org, perché ci sono gli sportelli e quindi per chiunque abbia bisogno può scriverci, e dall'altro comunque il sito www.artbid, che è Bologna, Imola, Domodossola.it,
per chi vuole riempirsi gli occhi di arte e casomai poter contribuire in qualche maniera anche a mandare avanti questi progetti sociali. E poi secondo noi è molto importante che ci siano comunque anche in queste iniziative anche il contributo degli uomini, perché sicuramente per uscire dalla violenza c'è bisogno di una relazione tra donne, però per combattere e prevenire la violenza ci vuole sicuramente anche l'impegno degli uomini in maniera più, come dire, olistica, perché solo in questa maniera potremo veramente riuscire a vivere tutti serenamente felici. Bene, io vi ringrazio per aver presentato questa iniziativa. Sono felice che Dire Donne l'abbia ospitata in anteprima e ringrazio Maupal come artista e come uomo per aver pensato ad aiutare le donne in difficoltà e la rete Reama.